Questa è la mia mano. E questo è un Art Attack. Sempre in gallina, ragazzi. Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è... Yeah. Saprei proprio come uscire di casa oggi. Yeah, yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there, season the cards. We'll never be separated till we see in the Ragazzi, siamo tornati finalmente a Livigno. Oggi condizioni super prime, perché praticamente gli scorsi giorni ha fatto, l'altro ieri 60 cm di neve, ieri credo un altro buon 20-30. C'è cielo bianco, neve bianca, tutto bianco, non si capirà un cazzo. Ci goderemo un po' questa POU e nei prossimi giorni danno sole. Vediamo di tornare un po' in snowpark a vedere come sono questi saltoni grossi del Mottolino. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us, go to Mars and Venus, stand in front of everyone. È fighissimo, mi viene il vomito. È il vomito, Mica sì. È un po' sbocco. Vuoi raccontare il tuo disagio? Allora, dovete sapere che quando faccio palestra, faccio la leg extension, viene il vomito quando tiro le gambe. Qua che figa, devo stare così dietro, nei punti in cui sto appendendo, finisco e faccio... Che cazzo di problema è questo? So that I will keep you from danger. Arriva! Aggrappato la testa al ramo, ma ha strappato via tutto, figa bastardo. Adesso Candide. Candide. Secondo te io potrei essere Candide, non avevo detto. Fai disagio nell'appannamento degli occhiali. Purtroppo non ho delle mascherine out off. Vedi. Saluto ragazzi out off. Guarda Candide, va che arriva Candide. Mica Candide. Adesso faccio vedere, devi stare sopra questa crestina. Sei pronto? Candide, vai. Vuoi essere un visualizer? Vado al Candide. Vai, vai, Candide. Vado. Metti la musica qua sotto poi dopo. Like he's skiing, talk for himself. Candide, che cazzo fai? Scusatemi, un momento di perdita. Ok, tutto a posto, continuiamo. Ehi Siri, ripeti canzone. Oh, è esploso. Vai, vai, Candide, vai, vai, continua la Candide. Guarda, guarda, guarda. Come mi alzo da qua? Like his skin talks for himself. Ti hai sentito un po' Candide Tovex? Figa. Attenzione, please. Arriva la slavina. Vai, dritti dentro il canale. Vai, vai. Attenzione, prende velocità. È fuori controllo. È fuori controllo. Prima quando eri dietro di te ho detto adesso lo porta via. C'era un oggetto non identificato dietro di te. Era dritto che non riusciva a frenare dentro nel canale. A un certo punto ha trovato la via di fuga e si è sparato su. Se no ti portava via. Ah, possiamo fare il ripidone di legno, guardalo là. Guardalo qua. Guardalo qui, Ricky. È lui. Io c'ho paura. Vieni, Albi. Ricordati di non puntare le racchette nel legno. E stai un po' indietro qua e basta, è giù dritto. Vai, vai, Albi, falle una... È come partire dal cancelletto di partenza. Non puntarle. Vai, vai, vai. Ma che paletto. Duro con le gambe in una maniera. Oh, adesso qua ci sono i saltini delle passerelle. Wow.
Finalmente sta uscendo il sole e lo snowpark adesso finalmente aperto. Qualche giro di snowpark per riprendere un po' confidenza veramente con i rail come ogni anno. Tra l'altro il buon Ricky ha avuto la sbatta di portarsi dietro la telecamera, cosa che non abbiamo mai fatto sugli sci, raga. Piccolo props per Out Off, che raga, quando c'era il brutto tempo diffidavo un pochino da utilizzare la maschera, questa qui Electra col pannello solare, perché comunque ho detto vabbè, c'è troppo brutto tempo, è leggermente specchiata, non andrà bene. Invece mi sono trovato benissimo. Adesso che sta uscendo il sole è perfetta, proprio perché così non devo neanche cambiare mascherina. Anche se esce il cielo azzurro sono già a posto. Ah, PS, siccome siamo real, probabilmente avete visto che magari un po' tutta sfrisata. E raga, è un anno che la sto utilizzando per qualsiasi cosa, motocross, bici, tutte le mie uscite che avete visto ho sempre utilizzato questa maschera. In motocross, quando ce l'avevo piena di terra, con la mano facevo esattamente così. Quindi ci sta che dopo un anno sia sfrisata. Yeah. Ooh, let's go. Wait. Hold up, Q. Yeah. Drop it. Like top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, it's time to take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up. Yeah, so baby, you gonna need some patience. Un po' bloccato, cazzo c'ha? Figa, mi si blocca tutto quando salgo. Ieri quando siamo andati a fare fresca, tipo, chi è esperto di freestyle mi sa dire se queste robe, questi segni, queste belle grattate influiscono sui rail o no? Perché mi sembrano un po' bloccati i miei sci sui rail oggi. Cioè tipo salgo, si bloccano. Non ci credo! Alla prima, non è possibile! Non è possibile alla prima, incredibile! Oh, quel cazzo di coso lì a S ci ho messo l'altra volta tutto il giorno a finirlo in fondo. L'ho fatto alla prima, non ci credevo nemmeno io. Yeah, that's right. Oh, oddio, che mina! Minchia, che stacca tirato! Sono messa! Ma devo riportare il flippino con gli sci, ragazzi. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I got that confidence, that's right. Confidence, yeah. Bello cazzo saltare sugli sci, raga. Bello, sono contento cazzo, raga. Sì, la gamba regge bene, eh. Non è male. Lo sci è comunque lo sport che sforza di più proprio sulla gamba, sul mio infortunio. Dire che la gamba sta reggendo veramente bene. Ho timore di tirare le culate, devo essere sincero, perché so che sugli sci di solito pesto proprio in quella zona lì. Che più che altro perché c'è la vite che è sotto pelle, immaginatevi. Quindi quando vai a pestare così il culo, l'osso non si rompe, ma c'è la vite lì e fa molto più male che cadere normalmente se non hai la vite sotto. Yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. I got that confidence. Come on now. Oh, il drop medio si può fare. Io faccio il drop battuto, quello lì. Ok, abbiamo il ritorno di Candide. Prepariamoci per la guerra. Candide! Ancora Candide! Ma Candide! Scusatemi! Ragazzi, avete presente ieri che siamo passati dal drop delle bici? Ho fatto quello medio, quello grosso era ancora totalmente nevato e aveva il landing totalmente nevato. E non so perché, quando sono tornato a casa ho detto, ma cavolo, però giù da lì potrebbe trickare effettivamente. Quindi mi è venuta quasi voglia di flippare. Sono indeciso però se fare flip giù dal drop o fronny. La differenza è che fronny lo fai senza il kick. Backflip invece dal flat con gli sci. Poi il drop è abbastanza piccolo. No, bisognerebbe prendere la pala e fare il chiccherino. Adesso torniamo là a vedere il drop, anche perché oggi le condizioni visive male, perché non sta uscendo il sole, infame. E tu cosa fai, coglioncino, eh? Yeah.
Ti caghi addosso, eh? Facile parlare, eh? Anche io non ho ancora visto i fatti. No, fai fronte anche te giù dal drone. Faccio flip giù da qualcos'altro. Sì, giù da sto caso. Ok, guardalo lì. Dico che palle, non si vede una minchia oggi. Da qua non riesco a vedere dov'è il landing. Cazzo, non si vede niente. Io da qui dal bordo non riesco a capire a che distanza è il landing. Cioè non si riesce a capire più che altro dov'è il landing. È un po' una merda, cazzo, così. Che palle. Vediamo le previsioni del meteo. Vedi, Trebi meteo. Da nuvolo. Ma dice nubi sparse dopo. Non da così. Che palle, oh. Allora, siamo tornati, raga. Aiaiai, adesso si vede. Aiaiai. Adesso si vede, cazzo. Cazzarola, è basso, eh. Veramente piccolo, raga. Deve proprio girarlo veloce. Battiamo bene la punta. Arrivo. Tipo già qui devo già spingere. Devo puntarmi abbastanza prima. Va bene, e lo provo, dai. Devo arrivare tipo qui e già qui cacciarmi prima della fine del drop. Cagottino ce l'abbiamo, un po'. Va bene, le racchette le mollo qua. Allora, visualizziamolo. Arrivo lì prima della fine, devo cacciarmi in avanti e girare forte. Ok, ce l'ho. Spingi forte, arriva lì. Tum, dai, yeah. Non ci credevo nemmeno io, cazzo. Non ci ho creduto, fino alla fine, finché non ho visto il landing. Sì, cazzo. Bene, abbiamo fatto flip, raga, d'estate in bici. Adesso fronte d'inverno. Dal drop è molto di benessere. Non ci credevo troppo, ragazzi, giuro. Cioè, ho detto, vabbè, lo provo perché c'è la neve fresca, ma mi aspettavo di atterrare tipo di culo. L'ho visualizzato proprio bene nella testa, perché ho detto, devo anticiparlo tanto. Infatti già prima della fine del drop mi sono cacciato tanto in avanti ed è partito benissimo, fronte. È stato quasi divertente. Ah, io mi ricordo che tu mi hai detto qualcosa, Faccio flip giù da qualcos'altro. Ah, flippino? Andiamo. Lo mandi? Fuori da quella curva là? Vediamo se mantiene la promessa, ragazzo. Ah, secondo me qua. Arrivi forte, zio. Tu pensa che secondo me per farlo bene devi atterrare dove inizia la neve fresca, dove non è schiacciata. Se più arrivi forte più è facile, Luca, pensa. Secondo me lo fai, zio. Dici? Sì, lo fai. Ma tanto. La rampa è abbastanza... È chiccata, Luca. Arrivi incazzato, pum, come un side flip sui trampolini. Vai, vai. Albi, sei un po' di sending. Molla tutto. Ah, molla di là. Like he's skiing talk for himself. Oh! Oh shit, Candid! Candid, che cazzo fai, Candid? No, te l'ho detto, va che... Oh, vedi, devi arrivare più veloce di come è arrivato lui. Chill, chill, hey, chill, let's go. I was born to kill it, yeah. I was meant to win, yes. I am down and willing, so I will find a way, yes. It took a minute, I didn't have it right away, yeah. When it get hot in the kitchen, you decide to stay, yes. That's how it was made. Qua, vedi, così l'ho fatto anche tutto aperto. Allora, nel frattempo abbiamo convinto anche forse Candid. Candid va su a vedere per fare un flip storto. Luchino è pronto per mandarcelo. Partito, Luchino. Caccia flip con lo snowboard, la prima volta. Se contrai, Luchino. Ah, predizioni. Secondo te l'arboreto lo gira oppure lo vedremo entrare a stoccafisso nella neve? Secondo me lo chiude. Lo chiude? È convinto. Arriva l'Albi. Dai, 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 dai. Il primo flip. Tutta l'eternità. Eccolo. È figata, madonna. Com'era? Gira meglio che in bici. È come a piedi, ma è solo il peso degli scarponi. Ragazzi, abbiamo chiuso tutti i trick possibili e immaginabili. Alboreto flip, Luca flip. Il bastardo lì non ha dichiarato niente, quindi ha infamato. Primo video di sci di quest'anno. Potrebbe essere anche l'ultimo. Non lo so, raga. Lo vedremo sul canale. Bella.